Masterchef, fate schifo. Cucine da incubo. Isong, Andonino. Benedetta Parodi. Benvenuti nella mia cucina. Giallo Zafferano. Tutte cazzate. La vera fantasia ai fornelli è quella degli universitari fuori sede. Un frigo. Fuori magneti, post-it, foto, tappi, bollette, adesivi. Dentro un solo ingrediente, irriconoscibile. E zero budget per acquistarne un altro. L'universitario fuori sede non cucina. Si procaccia il cibo come i Cruz e spesso con risultati meno appaganti. Ogni sera un invention test con un unico obiettivo: riempire la pancia per sopravvivere fino al prossimo weekend, fino alle agognate lasagne di mamma. Volete qualche ricetta? Pronti via! Ecco i 10 pasti malsani di un universitario fuori sede, in collaborazione con le10.net. Numero 10, le uova. Economiche, nutrienti, facili da cucinare, disponibili nella versione strapazzata o poltiglia verdognola, con aggiunta di spezie ereditate da precedenti inquilini di cui almeno un paio estinte. Numero 9, i Wurstel. Ideali per la fame chimica di mezzanotte e mezza, si gustano sciacquati alla grossa sotto il rubinetto per rimuovere lo slime o sparati in gola direttamente dal pacchetto tipo supposta orale. Numero 8, il toast. Scaldato nel microonde o sotto la ventola del portatile, questo delizioso spuntino tende a diventare sempre più minimal con il procedere del mese. Pane, burro, prosciutto e formaggio fino al 7, pane, burro, formaggio fino al 14, pane, burro fino al 21, pane fino al 28, briciole fino al 31. Numero 7, lo scatolame. Guardato con diffidenza dallo studente alle prime armi, abituato ai passi equilibrati della cucina di casa, il cibo in scatola diventa il compagno inseparabile di mille serate sul divano. Come un soldato in trincea, si sta, come d'autunno, sugli scaffali e la manzotina. Numero 6, la pizza surgelata. Acquistata a pallet nel reparto fuori tutto dei supermercati, questa prelibata alle cornia, benché spesso di provenienza oriunda, catapulta lo studente nel cuore di Napoli. Soprattutto l'atollo di mozzarella che viene via tutti insieme. Sembra Ischia. Numero 5, il kebab. Spesso accompagnato dall'immancabile morettona ghiacciata che regala indimenticabili rinfacci di cipolla e cappadocia, il kebab è un cibo che dona prospettiva alla vita dello studente, quella del decimo timbro sulla schedina che dà diritto al panino gratis. Posizione numero 4, la pasta col tonno. Un must senza tempo come la minigonna e i Ray-Ban a goccia, solo leggermente più unta. Numero 3, gli aiuti umanitari. Mossa a compassione dallo stato di deperimento del figlio fuori sede, la mamma prepara in una volta sola uno scatolone con tutti i cibi preferiti dal bambino, che finiscono regolarmente nella pancia del bambino e dei suoi coinquilini famelici nel giro di due giorni, nel cosiddetto effetto locusta. Posizione numero 2, latte e biscotti. Hai fame? Biscotti. Hai sete? Latte. Hai sete e fame? Latte e biscotti. Possibilmente quelli del discount nel pacco da 8 kg. E ritorni bambino. E infine, numero 1, il vino. Finiti i soldi, finiti gli avanzi, finito il ghiaccio del congelatore da succhiare immaginando un retrogusto di mandorla, non resta che invitare qualcuno, sperando che porti da mangiare e che invece arriverà carico di bottiglie lattine per fare un po' di festa. E magari anche con una cannettina che accenderà la fame chimica, spostando il problema nuovamente al punto 1, che è loop.